qui Paolo Colarusso, una delle artefici, se non l'artefice migliore quest'oggi in campo per aver conquistato i tre punti con un secco 3-0 su un derby che era quello contro il Mesagna. Sì, grazie per i complimenti, ma tutta la squadra ha giocato bene perché siamo partiti malissimo il primo set e senza la reazione di squadra e anche il terzo set non saremmo riusciti a portare a casa la partita così 3-0. Sul 18-24 del secondo set vi ha strigliato come non mai Piero Acquaviva, eppure c'era ancora ampio margine di vantaggio, però si è arrabbiato. Sì, si arrabbia sempre Pierino. No, ha ragione perché stiamo lavorando più che settimana dopo settimana, ovviamente in ottica di partite importanti. Il derby è una partita importante, settimana prossima andiamo a Castellana, quindi lui ci chiede sempre il massimo. Se la partita può finire 25-0, deve finire 25-0. Quindi già regalare due punti sul 24-16 non va bene, e ha ragione, perché dobbiamo iniziare a ragionare in ottica un po' più cinica. Sì. Playoff facendo gli scongiuri quasi raggiunti, la prossima settimana appunto abbiamo il Castellano, uno scontro diretto, cosa ti aspetti da quella partita? È una bellissima partita, mi ricorda l'andata che fu un 3-2 combattuto e anche bello da giocare. Mi aspetto la stessa partita anche perché la classifica ora matematicamente non so dire se i playoff sono certi, però noi stiamo andando per giocare i playoff, ogni settimana ci alleniamo per quello, giochiamo per quello, quindi ormai siamo in ottica di giocare partite importanti e difficili. Insomma, quale avversario migliore per iniziare? Castellana. Paola, ti saluto dicendo che ti conosco dentro e fuori il campo e sei una persona splendida. Grazie Marco, grazie. Ciao, ciao mamma. Ciao.